Astoria Vini, una delle più importanti case vinicole italiane, è presente come di consueto al Vinitaly, che quest'anno celebra la 46esima edizione. Ne parliamo con Giorgio Polegato, uno dei due titolari dell'azienda, che quest'anno festeggia i 25 anni di attività. 25 anni importanti, un crescendo di successi? Ma diciamo che sono stati 25 anni vissuti molto intensamente sicuramente. Noi siamo nati come azienda smaltistica, la sede l'abbiamo a Refrontolo, vicino a Conegliano, perciò nel cuore della zona del Prosecco di OCG, e perciò chiaramente il nostro core business rimane lo sfumante, anche se comunque in gamma abbiamo una linea di vini classici del territorio. Le novità in questi 25 anni sono sempre state tante, abbiamo sempre cercato di anticipare quelle che potevano essere le tendenze del consumatore, cercando anche di anticipare poi i consumi. Quest'anno è la testimonianza, questo 9.5 versione pink, versione rosé, che è una evoluzione di quello che è nato due anni fa, che è il 9.5 brut, che è non è altro che un prosecco a bassa gradazione, parliamo di 9 gradi e mezzo, appunto per il 9.5 sta per la gradazione, ed è un prodotto molto piacevole che ricorda in toto quello che è un prosecco, però con la facilità di bevuta, avendo un paio di gradi in meno. La commercializzazione dei vostri prodotti viene principalmente all'estero o anche il mercato italiano ha una buona particolarità? Bene, insomma, siamo molto radicati nel mercato italiano per un 60% del nostro fatturato, un 40% va nei mercati esteri, mercati esteri che stanno crescendo sempre di più in questi ultimi anni perché c'è una grossa richiesta di prosecco. Noi siamo presenti in 65 paesi e credo che in futuro questa parte di estero raggiungerà sicuramente quello che è a parità 50-50, che è il nostro obiettivo nel giro di qualche anno. Altre novità sono in arrivo per il 2012 e 2013? Ma appunto per i 25 anni dell'azienda, al Vinitaly presentiamo un prosecco per Celebration, si chiama, che è un 25, per i 25 anni appunto, è un prosecco DOC in versione millesimato e vendemmia notturna. Perché vendemmia notturna? Perché l'anno scorso la vendemmia l'abbiamo avuta in piena estate con temperature tropicali, direi, e per questo abbiamo adottato questa vendemmia notturna che ha fatto sì appunto di poter raccogliere l'uva con temperature più umane, con 10-15 gradi in meno rispetto a quelle che erano diurne. Questo ci ha permesso di mantenere gli aromi primari del mosto nello sfumato finito in maniera integrale, ed è un prodotto molto interessante che invito tutti ad assaggiare perché è un'aromaticità molto intensa. E noi lo faremo ben volentieri. Grazie. Grazie a voi.